Appelliamoci ai valori belli, a quello che il Signore è venuto a instaurare. Noi abbiamo nelle mani un'arma potente, la nostra libertà. Possiamo fare il bene e possiamo fare il male, ma decidiamoci una volta per sempre di fare sempre e unicamente il bene. Papà, mamme, allontaniamo dalla nostra vita i sentimenti di Erode, invidia, cattiveria, furbizia, approfittare del prossimo. Giuseppe, prendi la mamma e il bambino e fuggi. Dobbiamo essere solidali, comprendere le nostre situazioni, le nostre situazioni. Facciamo il nostro dovere, papà, facciamo il nostro dovere, quel pane deve essere pulito, frutto del sudore della fronte, e non di sangue, e non di cattiveria. In tutto questo ci dovrebbe ancora di più aprire il cuore anche Padre Pio da Pietrelicina. Quanta attenzione, certamente non era Erode. Padre Pio era un San Giuseppe, una Madonna, un Santo Stefano, un San Giovanni Evangelista. Quante figure che abbiamo belle da imitare. Quanta attenzione, quanta premura per ciascuno di noi. Si immolava per noi, soffriva per noi. Quanto bene ha portato, quanti cuori ha trasformati. Se vogliamo, tutto questo, fratelli e sorelle, si può realizzare, si deve realizzare per ciascuno di noi. Lasciamoci illuminare dalla luce di Dio, dalla grazia di Dio.